Paola Farinetti, se è vero che una formula vincente non si cambia, l'anno scorso, prima puntata, chiamiamola così, dell'Attraverso Festival è un risultato decisamente positivo, quest'anno la formula si ripete, quindi grandi appuntamenti con musica d'autore negli scorci più suggestivi di Langhero e Raimon Ferrato. Direi che dalla prima serata l'impressione è che ci siano tutti i presupposti per ripetere il successo dell'anno passato. Ma se lo dici tu che hai assistito alla serata, lo dico anch'io, nel senso che sono contenta, oggi è stata la prima, gente ce n'era, è stato bellissimo, c'è stato un discorso sulla bellezza, c'è stato un concerto di Bosso e Mazzariello, qua il posto è meraviglioso, a Grinzane, domani saremo a Barbaresco. Io penso che possa essere un altro buon festival, bisogna che il clima meteorologico ci accompagni e mi sembra che sia tutto che va, mi viene da dire, tutto che va. Ecco, dopo appunto il successo della passata edizione, forse è stato anche uno stimolo per ripetervi e per magari alzare l'asticella quest'anno. E mi pare che dal programma siete riusciti a trovare nuovamente appuntamenti di grande spessore e soprattutto le location che sono veramente splendide. Ma guarda, a me la seconda edizione terrorizza. Sempre quando si fanno spettacoli in teatro, la seconda è sempre un buco nero, perché se va bene la prima, la seconda è un dramma. Lo stesso nei festival. Quindi la seconda, soprattutto a fronte di una prima andata molto bene, è molto rischiosa. Noi abbiamo cercato di dare il massimo, di fare un programma interessante, sposato sui posti che lo accoglierà. E poi nei festival estivi molto conta il clima, cioè l'atmosfera, il fatto che si faccia bello, che si abbia voglia di uscire. Ad esempio questa sera qua siamo a Grinzane, abbiamo appena finito il concerto di Bosso e Mazzariello, il clima è bellissimo, c'è un'arietta meravigliosa, tutti parlano, sono contenti. Questo è un po' lo scopo del nostro festival, fare sì che la gente si incontri in posti belli, guardando e vedendo, godendo di cose belle. Questo è il nostro scopo e speriamo di ripeterlo anche quest'anno.